Buongiorno, vi parlo, è piacere di presentare e ringrazio gli organizzatori della conferenza per avermene dato occasione. Una delle prime volte in 10 anni qui alla scuola normale, di solito lo presento al di fuori, questo progetto che ormai è nato nel 2002 e ho l'orgoglio di dire, visto che è stata più volte menzionata sotto la guida di Paola Barocchi, qui nel Centro Ricerche Informatiche per i Beni Culturali. È un progetto che poi è proseguito sotto la guida di Benedetto Benedetti all'interno del Laboratorio L'Arte, fondato dal professor Settis, e che si spera potrà proseguire nello spirito e nella tradizione con cui è nato nel prossimo futuro laboratorio. Si tratta di un progetto promosso e realizzato da una piccola equipe, come ricordava la professoressa Donato, siamo gruppi molto ristretti ma molto motivati, che ho avuto la fortuna di coordinare quasi dall'inizio, formato da archeologi e storici dell'archeologia e portato avanti negli anni grazie all'impegno del gruppo stesso di ricerca e grazie anche alla capacità di reperire fondi per finanziare sia il personale, i ricercatori stessi che sono stati impegnati nella ricerca, sia le spese più ingenti che sono state quelle della realizzazione del sistema informatico e del sito web, nonché le progressive reingegnerizzazioni e gli aggiornamenti tecnologici che nel tempo si sono resi necessari. Il progetto è stato infatti variamente finanziato negli anni con pochissimi fondi interni della scuola normale, che soprattutto sono stati cofinanziamenti di assegni di ricerca, con fondi PRIN e soprattutto con fondi di progetti europei nell'area delle Digital Libraries, BRICS, del sesto programma quadro e l'ultimo CARARE, che è in scadenza a inizio 2013. Sin dall'inizio si è ritenuto inoltre strategico avviare il progetto in partnership con pochi enti selezionati che contribuissero pragmaticamente alla ricerca nello spirito proprio che ho imparato dalla professoressa Barocchi. E nel 2003 la Soprintendenza Archeologica di Pompei, con il professor Guzzo, guidata dal professor Guzzo, si è unita subito al progetto come promotore insieme alla scuola normale, e poco tempo dopo, con un'altra convenzione, ha aderito anche l'Istituto Archeologico Germanico di Roma, che ha messo a disposizione una documentazione preziosissima della biblioteca che conserva il fondo MAU e dell'archivio per quanto riguarda gli acquerelli che riproducono le pitture di Pompei. E di questo ringrazio Thomas Fröhlich, che è qui presente, perché è stato uno dei primi che ha consentito che questi materiali rari venissero pubblicati nel web. Parliamo del 2002 e del 2003. E un accordo specifico è stato inoltre stipulato con la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, che ha accordato l'autorizzazione per riprodurre e pubblicare libri antichi e rari dai suoi fondi più preziosi. Il nome scelto per questo progetto dichiara immediatamente l'intento di analizzare la percezione di Pompei nelle sue forme e variazioni nello spazio e nel tempo, così come è stata percepita da persone diverse che l'hanno visitata o studiata con intenti più disparati. Oggetti principali sono dunque le rappresentazioni figurative, la documentazione grafica e la fortuna dei soggetti che nella documentazione sono rappresentati, quindi i monumenti e i reperti di Pompei, oltre all'interezza di Pompei stessa. L'identità culturale odierna di Pompei è il risultato di un insieme di valori aggiunti
che sotto forma di suggestioni arricchiscono i suoi monumenti, i suoi reperti e il paesaggio circostante con significati storici stratificati nel tempo, determinati dai vari modi di vedere e di percepire il sito nei suoi più minuti particolari. La documentazione vastissima, edita e inedita, prodotta sino ad oggi da antiquari, archeologi, architetti, artisti, viaggiatori e dalle figure più diverse, attesta l'esistenza di una complessa gamma di percezioni di Pompei, che variano non solo con il succedersi delle epoche storiche, ma anche e soprattutto in relazione a queste figure che hanno prodotto la documentazione stessa. In quest'ottica, il recupero di questa vasta produzione, finalizzato a un'indagine analitica, consente di operare una razionalizzazione, una comprensione approfondita del processo inconscio di valorizzazione che noi contemporanei operiamo quando visitiamo Pompei e quando vediamo le sue antichità. L'entusiasmo per la scoperta dell'antica città risorta dalle cenere del Vesuvio è palesemente dichiarato in una incisione realizzata da Francesco Piranesi negli anni 90 del Settecento sulla base di un disegno del Desprez che raffigura in maniera quasi trionfale Porta Ercolano, ponendo in primo piano come figura centrale uno scavatore intento a trasportare la terra di risulta che ancora ricopre la strada. La raffigurazione è piena di figure affaccendate e con cui contrastano in alto a destra due figure di visitatori, due sagome romantiche che osservano la scena appartati sulla collina in attesa che le meraviglie della città siano per loro dischiuse. Una presenza significativa al contempo è costituita in basso a sinistra dalle figure delle guardie borboniche che spessissimo sono rappresentate nelle vedute realizzate durante il cosiddetto primo periodo borbonico, quasi sempre di spalle o con il volto coperto, isolate o in piccoli gruppi accompagnate dalla baionetta. Le guardie simboleggiano non solo la proprietà degli scavi e il merito di recarlo, ma anche e soprattutto la disposizione degli artisti e dei visitatori che si recano in questi anni a Pompei e vedono il loro entusiasmo frenato dalle restrittive disposizioni che limitavano i permessi di visita e impedivano di effettuare disegni e rilievi. L'incisione e il disegno originario di Desprez sintetizza in un'unica immagine la percezione dell'artista che elabora visivamente in contemporanea i concetti dell'importanza della scoperta, la grandiosità dell'impresa degli scavi, la proprietà borbonica, l'impedimento alla visita e alla riproduzione, oltre a trasmettere l'immagine di Porta Ercolano e del paesaggio così come Desprez li aveva veduti. Il clima di segretezza che si respirava sugli scavi condotti da Alcubierre e più tardi da Francesco La Vega sino alla fine del primo periodo borbonico nel 1799 mostra chiaramente il suo influsso nelle riproduzioni del tempo, spesso eseguite a memoria o sulla base di schizzi tracciati velocemente eludendo la sorveglianza. Come denotano le incisioni pubblicate tra il 1804 e il 1809 da Francesco Piranesi, realizzate sulla traccia di disegni eseguiti dal padre Giovan Battista tra il 70 e il 76, in cui delle figure vestite come antichi romani popolano curiosamente le rovine pompeiane, come vedete qui, con una figura di disegnatore vestito alla romana. Anche se non, malgrado le facilitazioni di cui usufruì, si lamentò per il divieto di effettuare misurazioni. Rilevando le difficoltà riscontrate dai disegnatori da lui incaricati di riprodurre monumenti di Pompei a partire dal 77 per il suo voyage pittoresque. E così Desprez, ancora lui, oltre alle classiche riproduzioni, si cimenta nella ricostruzione idealizzata di una cerimonia sacra svolta in epoca romana presso il Tempio di Iside,
Per il disegno preparatorio una fantasiosa incisione eseguita a tre mani con tecnica mista all'acquaforte e all'acquatinta da Duplessis Berthaud, Edouard e Louis Dagoly, quasi prediligendo l'interpretazione artistica delle rovine alla loro riproduzione inesatta. Desprez interpreta il Tempio di Iside non solo proponendone una ricostruzione, ma calandolo in un'atmosfera ricca di suggestioni colte derivate dagli scrittori classici e dalla conoscenza dei rilievi votivi romani, con scene di sacrificio, come si arguisce dalla rappresentazione del bue sacrificale presso l'altare. Nel medesimo tempo, la colonna di fumo che si leva dall'ara suggerisce da un lato la mitizzazione del passato, volutamente immerso in un annebbiamento, dall'altro la tragedia storica del 79, richiamando un'associazione mentale con il Vesuvio in fumo. Del tutto differenti sono le rappresentazioni di Pompei che a partire dal 1765 furono commissionate ai disegnatori ufficialmente incaricati dalla Casa Reale, in parte utilizzati per le tavole delle antichità di Ercolano esposte e per i volumi degli ornati. I disegni, oggi conservati presso l'archivio della Soprintendenza di Napoli, denunciano un chiaro intento documentaristico. Si tratta di disegni tecnici, sia per la documentazione interna delle scoperte effettuate, sia per registrare lo stato delle pitture e dei mosaici nella loro interezza prima che venissero tagliati per il distacco e trasportati a Portici, ma anche utilizzati per l'edizione di opere a tiratura limitatissima, come quelle appena citate, che erano strumenti di propaganda politico-culturale dei Borbone. Raffigurazioni tecniche dei monumenti pompeiani eseguite in scala sulla base di rilievi architettonici divengono finalmente appannaggio di una più ampia cerchia di disegnatori in seguito alla proclamazione della Repubblica Partenopea durante il periodo francese, con le direzioni agli scavi di Pietro La Vega, Antonio Bonucci e Michele Arditi, in particolare successivamente al 1808. Con la reggenza di Gioacchino Murat, la cui moglie Carolina diede impulso alla divulgazione scientifica, sostenendo anche economicamente la pubblicazione delle Ruines de Pompei di Charles-François Mazois, la prima opera sistematica sull'architettura e sull'urbanistica pompeiane. Il punto di vista espresso da Mazois nelle tavole della sua opera è quello dello studioso di architettura e di archeologia. Le raffigurazioni dei reperti di Pompei, espresse non solo sotto forma di piante, prospetti e sezioni, ma anche in raffinate vedute come questa, appaiono più attinenti al vero, anche quando si cimenta nella ricostruzione ideale dei monumenti ormai in rovina. Tutto è osservato nei minimi particolari, misurato e riportato sulla carta. Nel secondo periodo borbonico, gli scavi si concentrano soprattutto sulle abitazioni private, documentate a partire dal 1815 nell'altra grande opera della prima metà del secolo, pompeiana, edita nel 1819 da Sir William Gell e John Peter Gandy. Le nuove scoperte effettuate nella Reggio Sesta, nella Via di Mercurio, le Terme del Foro e altri monumenti sono rappresentati nei rilievi eseguiti da Gell con l'utilizzo di una camera lucida, il prisma di Wollaston. Le pitture e i mosaici sono riprodotti con la semplice linea di contorno di winckelmanniana ispirazione per avvantaggiarne la lettura. Alcuni tra i più importanti, come il mosaico della casa del poeta tragico, che vedete qui riprodotto, sono colorati a mano al fine di documentare anche i colori originali. La stessa maniera di raffigurazione usata da Gennaro Maldarelli, autore delle riproduzioni del grande mosaico di Alessandro rinvenuto nella Casa del Fauno, che fu scavata negli anni tra il 1830 e il 1832, a cui Antonio Niccolini, responsabile del taglio e del trasporto, dedicò una fortunata monografia. L'uso del colore diviene sempre più frequente nella seconda metà del XIX secolo, in una ricerca sempre più mirata alla raffigurazione realistica,
come nelle cromolitografie delle case e monumenti di Pompei, la grande opera in quattro volumi edita dal 1854 da Fausto Felice e Antonio Niccolini, che tanta parte ha avuto nella diffusione del gusto per le antichità pompeiane. In questi anni Pompei diviene un luogo di studio per architetti e archeologi di varia nazionalità che vi si recano per effettuare i rilievi degli edifici e soprattutto per riprodurne minuziosamente le pitture. Proprio queste due classi, dal punto di vista degli studiosi, pitture e i mosaici, costituiscono le tipologie più importanti di reperti presenti a Pompei. Si pensi in particolare agli envois realizzati dai pensionnaires dell'Accademia di Francia a Roma o ai disegni e agli acquerelli degli studiosi tedeschi conservati all'archivio dell'Istituto Archeologico Germanico di Roma. Qui ne vedete uno che è stato possibile pubblicare online insieme a tanti altri materiali con questo progetto. Lungi dal voler rappresentare un contributo esaustivo sulla documentazione grafica prodotta nell'Ottocento, questo breve excursus che vi ho presentato vuole essere piuttosto un'esplicazione dell'idea di fortuna visiva di Pompei che aveva in mente la professoressa Barocchi, finalizzata a esplicitare il taglio scelto per la ricerca e il filone concettuale portante del progetto stesso. Ma veniamo alla parte più tecnologica del progetto. Le attività di ricerca e di analisi condotte su questa documentazione sono supportate da un archivio e da una biblioteca digitale, progettati con la duplice funzione di offrire ai ricercatori uno strumento per l'archiviazione e la gestione di informazioni complesse e risorse tipologicamente diverse, testi e immagini soprattutto, e di rendere consultabile per tutti attraverso il sito web un patrimonio culturale e artistico spesso raro e difficilmente accessibile. L'archivio informatizzato ha tre categorie di fonti interrelate: le fonti iconografiche, che comprendono i documenti grafici, disegni, acquerelli, incisioni, ma anche fotografie; le fonti bibliografiche, opere edite da cui sono tratte le fonti iconografiche; e le fonti archivistiche, sono manoscritti, faldoni e documenti inediti connessi alle fonti iconografiche. Queste tre entità, facendo riferimento a un modello relazionale di dati principali, sono appunto interrelate tra loro e sono poi relazionate con le persone, con i luoghi e con i soggetti, che sono per noi la parte più importante legata alle rappresentazioni iconografiche. Il secondo grande contenitore informatico è la biblioteca digitale, che include sotto forma di immagini digitalizzate tutte le opere edite e inedite che sono servite e che continuano a servire per la ricerca che portiamo avanti. Consultando la biblioteca digitale si possono leggere e sfogliare tutte le opere nella loro interezza e con il link che compare all'archivio, ogni volta che noi sfogliando un libro troviamo un documento iconografico, possiamo andare saltare dalla biblioteca digitale all'archivio e consultare la scheda relativa a questo documento all'interno dell'archivio stesso. Questo è un reperto archeologico perché è la vecchia home page del sito che è stato online dal 2002 fino al 2012 e che l'anno scorso in questo periodo è stato sostituito dal nuovo sito web. Quindi nel 2002 avevamo un database relazionale fondato su un software proprietario Oracle, che all'epoca aveva delle doti di robustezza e tecniche di performance ideali, e avevamo un sito web statico
senza alcun CMS, possiamo capire che 10 anni dopo questa struttura doveva essere, anche per la conservazione digitale, che è un altro problema importante, ristrutturato e modificato. Nel 2011 si è iniziato una reingegnerizzazione dell'intero sistema informatico e anche un restyling del sito web conseguenziale. Il database è stato trasportato su un software open source, MySQL, il sito web è stato trasportato su un content management system che risponde a requisiti di accessibilità dettate dal W3C Consortium e su questo è stato creato un layer in PHP, ora non scendo nei tecnicismi, per affiancarvi una Digital Library Management System che ci ha servito a cosa? A immagazzinare metadati, quindi dati che descrivono i dati del nostro archivio, in vari standard che consentono al nostro database, al nostro archivio, di essere visto da portali nazionali ed europei e quindi di essere interoperabile con loro. Questi metadati esposti attraverso il protocol for metadata harvesting dell'Open Archive Initiative consentono appunto hanno consentito nel 2012 di esportare metadati, in particolare nel repository del progetto europeo Carare, ma io spero nel 2013 di esportarli anche verso il portale della cultura italiano, e a gennaio 2013 di essere online sul sito di Europeana. Questo molto rapidamente il meccanismo che è stato di reingegnerizzazione e restyling, e questa è la home page del nuovo sito web online dall'anno scorso ormai, che ospita tutti i contenuti del vecchio sito web più dei nuovi contenuti. È organizzato in 3 sezioni distinte: l'archivio digitale, la biblioteca e un sito chiamato Explora di browsing, che consente di, visto che il nostro core del progetto è la fortuna visiva di Pompei, di navigare soprattutto le fonti iconografiche attraverso i soggetti. Infatti abbiamo realizzato un importante soggettario ad hoc, ma rifacendoci a tesauri conosciuti come l'AAT del Getty ed altri, specifico sui monumenti di Pompei e sulle varie tipologie di oggetti che possono essere rappresentate nei documenti iconografici. Il soggettario è in italiano e in inglese ed ha un glossario, quindi delle definizioni per ciascun termine. E so che viene utilizzato anche da progetti esterni come punto di riferimento e ne andiamo molto orgogliosi. L'archivio è consultabile attraverso ricerca semplice, ricerca avanzata ovviamente, e per indici, l'indice delle schede, dei nomi di persona e dei luoghi ed enti. Non mi voglio dilungare su tutta la navigazione del sito, che potrete consultare anche autonomamente, ma voglio parlare dei nuovi contenuti che, oltre alle fonti iconografiche, archivistiche e bibliografiche, sono stati introdotti nel corso del 2012 anche grazie a questi nuovi finanziamenti. In particolare abbiamo introdotto delle schede sintetiche descrittive dei monumenti di Pompei, che fanno riferimento all'indirizzario della soprintendenza stessa, regolato secondo le regole RICA, Regio Insula Civico e Ambiente. Ogni monumento è collegato a tutte le varie rappresentazioni. Cliccando ad esempio sull'arco di Nerone possiamo vedere
breve scheda dell'arco il suo indirizzo, secondo l'indirizzario RICA, aprendo i due box, è raffigurato in tutte le fonti iconografiche collegate, e anche una localizzazione, una georeferenziazione tramite Google Maps. Poi vedete questa cosa inquietante dei modelli 3D collegati, inquietante per molti archeologi, e lo è stata anche per me quando mi hanno detto che dovevo, per questioni anche di finanziamento, in passato per un progetto finanziato da Arcus in collaborazione con la Soprintendenza Archeologica di Pompei, occuparmi tra le altre cose di un 3D del foro civile di Pompei, che è stato poi realizzato con la collaborazione del Politecnico di Milano. Mi sono battuta, e per fortuna il professor Guzzo all'epoca è stato un valido sostegno, perché questo 3D fosse un 3D con intenti scientifici, che fosse un rilievo vero e proprio, un rilievo fotografico con precisione millimetrica, che stabilisse anche dei parametri per future equip che si regheranno a Pompei, delle buone pratiche, delle indicazioni su come realizzare altri 3D per la soprintendenza. Questo ha prodotto anche una pubblicazione per la scuola normale, e questi 3D poi sono rimasti in possesso della soprintendenza, ma è difficile poi farli girare in internet e poterli utilizzare, perché sono sostanzialmente dei rilievi fotografici, con texture fotografici, precisione millimetrica, ma molto difficili da gestire. Innanzitutto abbiamo realizzato delle schede che elencano tutti i requisiti principali tecnici del 3D stesso, e quindi anche a scopo di conservazione, numero di poligoni, eccetera, eccetera. E questi sono stati poi collegati, ecco, questa è, scusatemi, l'area interessata dal 3D, e le strutture, tutte le strutture colorate sono state rilevate. E questo è uno screenshot che fa vedere l'unione dei vari edifici, per farvi rendere conto di che tipo di 3D è stato realizzato. Si spera che non succeda mai niente, però anche a scopo conservativo riproduce esattamente lo stato del foro nel 2008-2009. Per il progetto Carare abbiamo provato a riutilizzare questi 3D per scopo divulgativo. Quindi abbiamo creato dei PDF 3D, che è una nuova tipologia di documento proprietario, perché è dell'Adobe, ma che per essere consultati invece non richiedono l'impiego di nessun plugin, e consentono di integrare un modello all'interno di un PDF. Ora non so se posso farvi vedere molto brevemente come funziona. Eccolo. E cliccando... oh mamma! Scusate. Ecco. Si possono creare vari link tra il testo e il 3D stesso. Ora provo ad attivarne uno. Cliccando sul 3D o sui link si attiva il 3D stesso, e si possono mostrare anche illustrati da testo dei particolari, o gestire il 3D in modo da navigarlo. È una cosa molto semplice, ma molto alla portata di tutti. E poi, oltre appunto a vedere il 3D, abbiamo approfittato per spiegare un po' ai profani l'interpretazione del monumento, la datazione, la bibliografia, in maniera molto riassuntiva, ma in modo da fare una divulgazione, diciamo così, scientifica, nello spirito del progetto stesso.
Non provo, eccolo. Scusatemi, dove ero rimasta? Qui. Niente. Come mai? Ecco, questo screenshot vi fa vedere una cosa appunto a cui tengo particolarmente, il soggettario che abbiamo creato si articola in tre rami principali e serve a soggettare le fonti iconografiche. Abbiamo la tipologia di raffigurazione, quindi veduta piuttosto che prospetto, eccetera, la tipologia di oggetto archeologico e il terzo ramo è la decorazione figurata degli oggetti stessi e si possono incrociare questi parametri per ricercare attraverso la documentazione iconografica del sito stesso. Come vedete, ogni termine di ogni termine si dà una breve definizione ed è in italiano ed in inglese. Questa è la sezione della biblioteca digitale in cui è possibile sfogliare ogni libro, ingrandire le immagini e consultarle e sostanzialmente leggere anche i testi sotto forma di immagini e una brevissima slide per illustrarvi il progetto europeo Carare che ci ha permesso, oltre alla reingegnerizzazione e al restyling di cui ho parlato, che per motivi conservativi dovevamo fare e che con il finanziamento di un progetto europeo è stato possibile fare, ci ha permesso anche appunto di introdurre questi nuovi contenuti, di gestire questa sperimentazione sui modelli 3D e di collegarci sostanzialmente a Europeana. Obiettivi per il futuro. Per concludere, nel 2013 ci potremo finalmente di nuovo concentrare soprattutto sui contenuti, che è la cosa che ci preme di più. Abbiamo già in prossima pubblicazione 4 volumi di Fausto Felice e Antonio Niccolini, i monumenti, le case e monumenti di Pompei, e un rarissimo volume posseduto sempre dall'Istituto Archeologico Germanico di William Hamilton. Un volume, è una parte di un volume pubblicato dalla Society of Antiquaries of London nel 1777 che contiene alcune tra le prime rappresentazioni edite di Pompei successivamente ai primi scavi. E un obiettivo per 2013 e anche gli anni a venire è concentrarci, oltre che sulla documentazione costituita da stampe e disegni, anche sulle fotografie storiche e qui vedete alcune fotografie conservate nella soprintendenza, nell'archivio della soprintendenza di Pompei con la quale speriamo di portare avanti la collaborazione anche con la nuova soprintendente proprio nell'ottica di finalmente pubblicare anche queste preziosissime testimonianze. Io vi ringrazio per l'attenzione. Bene, io direi che abbiamo un approccio multitask, nel senso che è una cosa che è utilissima per la conservazione, per la divulgazione, ma che come tutti sappiamo, da avendo frequentato Heuser in Pompei e Pitture Pompei, Pitture Mosaici e per esempio l'edizione di Kockel di Porta Ercolana, costituiscono la base di tutta una serie di lavori di approfondimento e di edizione. E mi domandavo appunto se era previsto un link che permetta anche l'interpretazione aggiornata, cioè che non ci sia soltanto il lettore diciamo che sa già dove mettere le mani, ma che il naif che arriva lì sappia
come adesso possiamo leggere quelle immagini. Ecco, cioè qual è lo scopo al di là di questo, di creare, abbiamo un repertorio figurativo, abbiamo una possibilità di utilizzarlo per costruire la storia di un gusto che va al di là di questo, e questo anche avevano, diciamo, è un esito possibile, ma utilizzarlo da un punto di vista archeologico richiede anche i riferimenti a una bibliografia aggiornata, e volevo chiederle se c'erano, perché non l'ho, confesso, non l'ho capito. Ecco. Allora, i riferimenti a una... E la possibilità di aggiornarla. Nello spirito in cui è stato creato la banca dati non ci sono riferimenti bibliografici relativi alla specifica scheda iconografica, anche perché sarebbe stato un suicidio, visto che il nostro gruppo è composto negli anni da 2 o 3 persone contemporaneamente. Per quanto riguarda invece questo intento anche divulgativo e di dare un orientamento appunto anche a persone che non sono del settore, abbiamo tentato di farlo in vari modi. Innanzitutto questa produzione dei PDF 3D è stata l'occasione proprio per rivedere tutta la bibliografia sul foro e per spiegare ogni singolo monumento. È stato un lavoro molto grosso anche di sintesi, per spiegare quali sono le questioni interpretative ma anche di datazione nei rapporti tra un monumento e l'altro, tra una struttura muraria e l'altra, e per dare anche sinteticamente la bibliografia più aggiornata sui singoli monumenti, e spiegarlo anche in maniera molto scientifica ma accessibile, diciamo così. Un'altra cosa che esiste sono i percorsi guidati che permettono di tirare fuori da quello che abbiamo raccolto finora e soprattutto sulla base del soggettario, del thesaurus dei soggetti, delle cose più curiose, diciamo, per esempio questa di cui ho parlato, delle vedute con le guardie borboniche, oppure, e quindi spiegare come mai compaiono queste guardie in un certo periodo, oppure delle vedute di ricostruzione di fantasia e spiegare appunto anche queste cose. Quindi ci sono delle aree dedicate anche a questo. Una serie di pubblici invece che un pubblico speciso, molto diversificati tra di loro. Diciamo che abbiamo imparato a portare avanti la nostra ricerca con anche diciamo dei compromessi che ci hanno fatto anche crescere, che sono serviti per avere dei finanziamenti ma anche per aprirci verso pubblici diversi. Ci sono delle domande, richieste di chiarimenti, curiosità? No.